In relazione al periodo pandemico correlato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e un quadro clinico compatibile a Covid-19, avere ben chiaro il concetto di paziente guarito risulta fondamentale. In tal senso, il Ministero della Salute, il 28 febbraio 2020, ha sviluppato un documento che va a definire il paziente clinicamente guarito come un soggetto che da un precedente periodo di sviluppo sintomatologico, appunto compatibile con Covid-19, va incontro a una asintomaticità, benché esista ancora un'infezione documentata dal punto di vista virologico e quindi un tampone positivo. Il paziente guarito invece viene definito come un paziente asintomatico, con un doppio tampone negativo effettuato a distanza di 24 ore uno dall'altro, un concetto che ben correla con quello di clearance virale, ovvero di allontanamento dell'infezione del virus dal soggetto e quindi la possibilità di definirlo non più contagioso, non più infettivo. Un altro elemento importante sottolineato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'OMS è quello della necessità dell'isolamento domiciliare per 14 giorni in soggetti contatti stretti di Covid-19 accertati, sintomatici o asintomatici, in pazienti paucisintomatici con tampone positivo o negativo e ovviamente in pazienti che vengono dimessi clinicamente guariti ma ancora con un tampone positivo. Dunque, per concludere, il paziente guarito è un paziente che risulta essere asintomatico, che da una precedente positività a un tampone tipicamente prelevato dalle alte vie aeree risulta a distanza di 14 giorni dall'asintomaticità con un doppio tampone negativo eseguito a distanza di 24 ore. Per quanto concerne invece i test sierologici e il concetto di guarigione sierologica, l'ACDC innanzitutto ci dice che l'infezione da SARS-CoV-2 recente correla con uno sviluppo di immunoglobuline di classe M, mentre un'infezione passata, la negativizzazione dell'IgM, è uno sviluppo di immunoglobuline di classe G. Questo però non correla assolutamente col concetto di guarigione che abbiamo fin qui espresso. Inoltre, gli anticorpi, bisogna sottolineare, che non sono ancora un metodo validato diagnostico, ma bensì sono esclusivamente un elemento di supporto a quei test rappresentati dal gold standard, ovvero il tampone rinofaringe. Uno studio pubblicato su Nature relativamente allo sviluppo anticorpale in pazienti con tamponi positivi dimostra che lo sviluppo di IgM e IgG inizia già a partire dal secondo o quarto giorno dall'inizio della sintomatologia. Il plateau dell'IgM viene raggiunto intorno al 20 e 22esimo giorno, mentre quello dell'IgG intorno al 17esimo-19esimo giorno. In questo studio viene dimostrato come il 100% del campione analizzato vada incontro a una positivizzazione delle immunoglobuline di classe G, mentre altri studi hanno un tasso di sieroconversione inferiore. Questo a dimostrare che forse non tutti i pazienti che vanno incontro al contatto del virus poi sviluppino una risposta anticorpale specifica. Lo studio di Nature prosegue identificando diversi pattern di sieroconversione, prima IgG e poi IgM, prima IgM e poi IgG, oppure contemporaneamente IgG e IgM, così come sembra che la quantità anticorpale prodotta, quindi il titolo anticorpale, correli con la severità di malattia sviluppata. Quindi, di fronte alla domanda se esiste una guarigione sierologica, la risposta è purtroppo sono necessari ulteriori studi, soprattutto per quanto riguarda quello che è il ruolo neutralizzante e protettivo delle immunoglobuline di classe G, ovvero quanto potranno durare nel tempo, danno una immunità permanente. Per approfondire questi concetti ed altri, vi invito a iscrivervi alla FAD dal titolo La gestione territoriale del paziente con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.